Michela, smetti di stare su Instagram. Ma quale Instagram? Sto accedendo alla mia home banking. Anzi, aspetta. 3, 2, 1. Sì! Cosa? Mi è arrivato lo stipendio. Stai scherzando? Beh, allora direi shopping. Aspettate, quindi io sarei l'unica senza un conto corrente. Dai, vieni con noi. Ti portiamo nella nostra banca e vedrai quanto sarà facile aprire un conto. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. Benvenuti a Cerea Banca. Cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to rush when you're alone. Buongiorno, Yeye. Buongiorno, Charlie. Gli angeli sono con te. Certo che sono con me. Te le chiamo subito. You don't have to. Marta, ti aspetto al quartier generale. Ragazzi, Charlie ha bisogno di noi. Dobbiamo andare. Buongiorno Angeli. Buongiorno Charlie. Sono felice di sentirvi. Ho una nuova missione per voi. Nome in codice Starbus. Yeye vi passerà tutti i dettagli. Ragazze, come avete sentito, inizia la missione Starbus. Dovrete trovare il miglior bartender di Verona e provincia. Ma cosa dobbiamo fare nello specifico? Ottima domanda, Giada. Andrete sul territorio, conoscerete i bartender e scoprirete i segreti del loro fantastico lavoro. Ogni missione vi darà un ingrediente segreto e loro, con quello, dovranno preparare il cocktail per colpire i selezionatori. E chi sono i selezionatori? Sono i responsabili della Bartenders Academy Italia. Loro e solo loro valuteranno attraverso i video che gli porterete i cocktail migliori. E quali sono i criteri di valutazione? Aspetto estetico del cocktail, metodo di lavoro e creatività. Quindi per ogni missione ci sarà un vincitore? Non ci saranno vincitori, verranno solo selezionati i cocktail che hanno acquisito più punti. E dopo aver trovato i migliori, tutti quanti i bartender si incontreranno per una grande sfida finale. Wow! Ragazzi, ho inviato sui vostri dispositivi mobili i locali in cui dovrete andare per questa missione. Io resterò in contatto con voi. Mi raccomando, Charlie ci tiene molto al successo di Starbucks. Andate! Siamo nella bassa veronese, precisamente a Cerea. Abbiamo mandato Marta in missione per noi. Siamo al Mocha Café, nuovissimo locale nel centro di Cerea, che offre ai suoi clienti ricchissime colazioni e ottimi pranzi. Andiamo a conoscere Danilo. Ciao a tutti gli amici di Starbucks, mi chiamo Danilo Lanteri, faccio questo lavoro da circa 15 anni, ho lavorato qui in Italia e sono appena rientrato dopo aver vissuto per 6 anni a Londra in Inghilterra. Oggi siamo qui al Mocha Café di Cerea.
Il nostro ci occupiamo del servizio colazioni, pause pranzo e aperitivi, e nel fine settimana ci spingiamo oltre facendo anche il servizio after dinner. L'ingrediente segreto di questa missione di Star Bars è... lo sciroppo di carrube. Ciao a tutti ragazzi, bentornati con noi e i nostri alchimisti da Marco Cosenza. E ciao, io sono Andrea. And I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's easy. Direttamente dal Mocca di Cerea, il signor Danilo, che comincia la preparazione del suo drink. Air Grey, ottimo di Ray. I want to change my mind. Ah, ragazzi, non dimentichiamo, elemento a sorpresa, sciroppo di carrubo. Danilo, lo sciroppo di carrube ti ha messo tanto in difficoltà? Inizialmente sì, perché aveva una densità molto particolare che mi ha ricordato immediatamente la melassa. Però con un po' di diluzione sono riuscito a lavorarlo molto bene all'interno del mio cocktail. Ottima tecnica di Danilo, throwing. Sta cercando di diluire il drink passandolo attraverso uno shaker e l'altro. Attenzione, c'è anche di ghiaccio, ci sta giusto nel bicchiere. Fantastico, quindi è andato a diluire, è andato a raffreddare. Che ingredienti hai utilizzato per preparare il tuo cocktail? Allora, come ho detto prima, mi ha ricordato molto la melassa, quindi l'ho collegato immediatamente al rum. Per questo ho deciso di usare dello Zacapa 23 anni, del Fernet Branca, del Grey Tea, quindi un tè nero al bergamotto, e dell'Orange Bitter. Ho utilizzato la tecnica del throwing, anche questa una tecnica molto antica che risale a prima della creazione dello shaker per come lo conosciamo. L'ho servito sopra un blocco di ghiaccio molto grande in modo da avere una temperatura sempre fredda ma una diluzione molto ridotta rispetto a un ghiaccio normale. Abbiamo una buccia d'arancia rotolata, da un bel effetto coreografico di design. Abbiamo anche gli applausi dal terzo giudice. Danilo ha concluso la missione. Va bene, bravo Danilo, cosa possiamo dire di questo drink? Creatività. Zacapa, Fernet, Air Grey. Sì, quindi ci sta un bel tè al bergamotto. Ha dato il giusto contratto del bitter sul dolce del rum e dello sciroppo. Ma anche la parte citrica. Sì, giusto, forse potremmo mangiare quella. La parte citrica. La presentazione è bella, nonostante il drink sia marroncino, ma comunque si gioca sui colori anche dell'arancia. Esatto. Bello l'utilizzo del sacco di ghiaccio, bella la decorazione. Bravo, ciao, bravo Danilo, alla prossima e speriamo di vederci in finale. La presentazione del drink è molto originale e graziosa. Adesso lo assaggio e vediamo. Il gusto dello sciroppo di carruba è intensissimo e si sposa molto bene con il ron zacapa che Danilo ha utilizzato per fare questo cocktail. Si percepisce tantissimo il gusto del tè al bergamotto, che è stato esaltato con un'essenza al bergamotto. Ottimo per chi adora i drink amari. Bravo Danilo! I nostri bartenders si stanno battagliando a suon di cocktail. Continua la missione Starbucks.
Siamo nell'est veronese a San Martino Buonalbergo. Tanti i locali da scoprire, noi abbiamo mandato Giada alla ricerca del suo bartender. Colazioni, pranzi, cene e fantastici drink accompagnati da live music. Ci troviamo all'M Café, andiamo a conoscere Lia. Ciao, mi chiamo Beveresco Elia, ho 23 anni, lavoro qua all'EM da quasi 3 anni, che mi trovo molto bene come locale, è improntato bene o male sia dalle colazioni, le pause pranzo, gli aperitivi e dopo si va sul post cena con serate live e cocktail. Giù abbiamo una sala biliardo, quindi se volete venire a giocare c'è anche quella. L'ingrediente segreto è lo sciroppo di carrube. Ciao ragazzi, bentornati. Bentornati di nuovo. Siamo con Elia all'M Café di San Martino. Via. Buon albergo. Ricordiamo l'elemento di questa sera che è lo sciroppo di carruba. Carruba molto dolce. Allora abbiamo l'amaretto che l'ha già messo. Sì, quindi nota dolce. Nota dolce. Vodka. 40 ml di vodka. Poi abbiamo succo di limone, agrume, in questo caso lime, mi lime. Sembra. Ok, quindi va a dare l'acidità. Ti hai messo in difficoltà questo ingrediente segreto per il tuo cocktail? Un po' sì, ma no allo stesso tempo. Un ingrediente nuovo, quindi mi ha fatto sperimentare anche gusti nuovi, sicuramente da proporre alla gente e far conoscere nuovi gusti. Ok, sta mescolando bene tutti gli ingredienti dentro uno shaker raffreddato. Questo solitamente si fa per amalgamare tutti gli ingredienti, poi qualche barman, qualche bartender assaggia per capire se si può ancora modificare. Verso shaker in maniera energica. Applausi! Quando si shaker. Dai via, siamo con te. Elia, quale ingrediente hai utilizzato per il tuo cocktail? Ho usato una base di vodka beluga, un liquore all'amaretto, della spremuta d'arancia fresca, spremuta di lime, sciroppo di zucchero e l'ingrediente segreto, ovviamente. E vediamo. Double strain, quindi filtra. Allora, vedo un drink amabile. Secondo me è un drink che piacerà molto alle lovers. Nostre ragazze. Lovers. Usando l'arancia. Belle. Ah, caspita. Hai capito? Ma com'è? Bello, bello. Che ci mette anche la menta, bellissimo, ciuffetto di menta. Andrea, pensa se ci avesse messo anche l'anguria. Direi che Elia ha compiuto la missione. Considerazioni sul drink, direi il bicchiere mi piace molto, molto elegante, il colore del drink è in linea con altri colori dovuto anche allo sciroppo di carrubo. Carrubo, carrubo. Carrubo, carrubi.
Car Rental. Allora, sì, bello, profumato, perché comunque la menta è in superficie. Esatto. Con un po' addosso. Bello anche il profumo d'arancia, si presenta molto bene. Direi che ha lavorato bene. Mi è piaciuto l'abbinamento anche con l'amaretto. Un po' di... forse dolcezza diversa, sì, 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 stacca sì. Col carrube, perché potrebbe essere noioso sopra una determinata quantità, però l'ha usata molto moderatamente. Sì, esatto. Comunque sarà Giada che assaggerà per noi e ci darà le sue impressioni. L'importante, quello che conta, è il drink, non deve piacere a noi in questo caso, ma deve piacere a voi pubblico, in questo caso alle nostre Angels. Un cocktail sicuramente corposo. Ha una vena dolce ma anche acidula grazie al succo di lime e il succo di arancia e mi piace molto perché l'ingrediente segreto predomina. Lo consiglierei per una serata insieme agli amici. Bravissimo Elia. Verona, città fatta di storia ma anche di tanti locali da scoprire. Noi abbiamo mandato Giulia alla ricerca del suo bartender. Centro storico di Verona. Con l'Adige che fa da cornice. Siamo al Kappa Caffè, andiamo a conoscere Pietro. Mi chiamo Cozzolino Pietro, lavoro alla Kappa Caffè da 3 anni a questa parte. E diciamo che come tipologia di bar prende un po' tutte le fasce, perché comunque stiamo aperti dalle 9 del mattino fino alle 2 di notte e quindi riuscire a soddisfare anche tutte le loro esigenze, sia a partire dalla colazione, dal pranzo, al primo aperitivo, al dopo cena, compresa anche la cena. L'ingrediente segreto è lo sciroppo di carube. Posso aprirlo? Magari farò un drink del c***o. Però che cavolo ne so, intanto è interessante. Sì. Abbiamo la nostra bellissima Giulia. Oh, sai che mi piacerebbe vederle un giorno queste ragazze? Ma sono bellissime. Non so, guarda. Vabbè. Succederà. Ragazzi, siamo al Kappa Caffè. Abbiamo il nostro Pietro che ci fa il nostro bellissimo dry fog. Dry fog, quindi nebbia secca. Che? Eh? Che non sai, sei o gli manca l'idea o hai le idee chiare. Ma vista la ricetta, secondo me è l'idea. Hai le idee chiare. Bene, allora abbiamo la parte dolce, quello sembra lo sciroppo di carrube, invece, esatto, cioè, esatto. La densità era quella. Poi abbiamo dell'ottimo bourbon. Ricordiamo per gli amici, un bourbon è un whisky di più dolce, tradotto semplicemente. Se volete bere un whisky ma volete una nota lunga, una nota dolce, vi consigliamo un buon bourbon. Ha usato già lo Scotch Whisky, quindi dry fog potrebbe essere legato alla Scozia, a quei paesaggi. Ti ha messo in difficoltà l'utilizzo dell'ingrediente segreto? No, anzi è stato interessante. Non l'avevo considerato come sciroppo e mi è piaciuto trovarlo comunque come ingrediente. Sicuramente ve lo ruberò e lo utilizzerò per un drink. Ha raffreddato il bicchiere, ha rimesso il ghiaccio nel bicchiere. Quali ingredienti hai utilizzato all'interno del cocktail? Ho utilizzato un bourbon basico per dargli un attimino una punta di dolcezza come per il distillato,
e lo, tagliandolo però con un whisky turbato, quindi dargli un po' il sentore di turbatura. E per dargli un po' la punta aromatica ho utilizzato un bit, l'artiglio della tigre. Attenzione, abbiamo anche la soda, quindi allunghiamo ancora di più, sì, leggermente di più il nostro drink. Scorzetta d'arancia. Ha usato l'artiglio di tigre, un ottimo bitter. Certo. Bello, ma ce l'abbiamo a scuola? Ci mancherebbe. Oh, che voglia. Andiamo avanti. Velocità. Yeye, e anche questa volta il nostro bartender ha concluso brillantemente la missione. Considerazioni finali su Pietro, K Caffè, mi sembra un ottimo drink, cosa ne pensi? Bel drink, elegante, bel bilanciamento, bello strong, perché comunque è un bel 60 ml di whisky. È da dry fog. È da dry fog, artiglio del tigre. Artiglio del tigre. Incendiato. Artiglio del tigre c'è. Giulia c'è. Sciroppo di carrubo c'è, usato come ingrediente, quindi direi ottimo drink, pulizia di servizio, professionalità, bravi ragazzi del Cappato al Caffè. Devo dire che il sapore di questo cocktail è molto forte, è turbato dalla presenza del whisky, lo sciroppo, è ovvero l'ingrediente segreto, dona un po' più di dolcezza a questo elemento alcolico molto forte, quindi complimenti Pietro. Take it easy, più sorrisi e mi raccomando, bevete responsabilmente. Ad ogni puntata di Star Bars c'è un cocktail selezionato e un bartender che accede alle fasi finali. Il cocktail che vince questa puntata di Star Bars è quello di Danilo. Angeli, complimenti per il successo della missione di Star Bus. Charlie, ma quando è che possiamo vederci? Non vi preoccupate, Angeli. Io sono più vicino a voi di quello che immaginate. Tre locali, tre bartender. Un'altra missione di Star Bus è giunta alla sua conclusione. Ci vediamo la settimana prossima.